Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, una puntata particolare quella di questa sera, una puntata divisa a metà con una prima parte dedicata a un doveroso aggiornamento dopo l'ondata di maltempo che nelle ultime 48 ore si è abbattuta sulla Romagna, ma sull'intera regione, sull'intera Emilia-Romagna. Cercheremo quindi di fare il punto in questa prima parte su quanto accaduto, anche grazie ad alcune voci. Oggi è arrivato in regione il ministro dell'Interno Piantedosi, ma anche il prefetto di Rimini ha fatto il punto della situazione, lo ha fatto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Vi proporremo proprio queste voci. Nella seconda parte di trasmissione invece ci dedicheremo e torneremo a parlare di energie rinnovabili, di eolico, in questo caso per la prima volta proponendo l'intervista all'amministratore delegato della società Agnes, società che sta progettando e in corso di valutazione al Ministero la procedura di VIA, valutazione di impatto ambientale, il progetto per la realizzazione di un doppio impianto eolico, ma anche con fotovoltaico galleggiante e produzione di idrogeno tra le coste di Ravenna e anche quelle di Rimini. Quindi nella seconda parte approfondiremo questo tema. In questa prima parte invece focus sulla situazione del maltempo. Tra l'altro nel primo pomeriggio di oggi è stata diramata un'allerta anche per giovedì 18, anche se non sono previste delle nuove precipitazioni, ma legato al perdurare di piene elevate su tutti i tratti dei corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. Quindi grande attenzione alla situazione dei corsi d'acqua. Questo ha fatto sì che la regione decidesse per un nuovo giorno, il terzo consecutivo, di allerta rossa. Molti comuni del territorio emiliano-romagnolo hanno optato per confermare la chiusura delle scuole anche nella giornata di domani, non quelli della provincia di Rimini, che si discostano da quanto invece accadrà a Forlì-Cesena, ma anche nella Ravennate e in molte aree del bolognese. Quindi in provincia di Rimini scuole aperte, nel resto della Romagna e in buona parte dell'Emilia invece ancora scuole chiuse. Per chi ci sta seguendo, appunto stanno scorrendo alcune immagini che testimoniano quanto accaduto già nella scorsa notte con vari fiumi a Forlì, a Cesena, nella Ravennate, nel Faentino, che sono tracimati, hanno esondato, hanno causato danni e soprattutto anche vittime. Il bilancio è in corso di aggiornamento, le vittime sono una decina, 8 quelle accertate alla serata di oggi, ma ci sono anche alcuni dispersi e quindi è probabile che questo bilancio purtroppo vada ad aggravarsi. Sono 37 i comuni alluvionati in tutta l'Emilia-Romagna, tra cui vengono segnalati nell'ultimo report della Regione Emilia-Romagna Riccione, Sant'Arcangelo, Savignano sull'Orbicone e anche Cesenatico, 48 comuni interessati da eventi franosi, 250 le frane che si sono registrate in provincia di Rimini, le più significative a Casteldelci, a Sant'Agata Feltria e a Nova Feltria, 21 i fiumi e i corsi d'acqua che sono esondati, altri 23 hanno superato il livello 3, che è il livello di allarme. Si parla in molti casi di piene che non erano mai state raggiunte prima d'ora. Come detto, una situazione che ha comportato un interesse anche a livello nazionale. Questa è la fase del salvataggio, la fase dell'emergenza, poi verrà una fase in cui sarà necessario contare i danni. Oggi a Bologna una conferenza stampa alla quale è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Noi vi proponiamo una breve intervista realizzata proprio al ministro. Come abbiamo detto, sono qui per dare ulteriore testimonianza della vicinanza del governo alla regione e alla popolazione dell'Emilia Romagna, vicinanza che è stata già espressa direttamente, come ha detto il presidente Bonaccini, anche in collegamento diretto dalla presidente Meloni dal Giappone, che mi ha pregato di portare personalmente. Si tratta di una vicinanza che per il momento noi, la mia presenza è dedicata a questo, attestiamo sulla esigenza prioritaria del soccorso alle persone, alle popolazioni colpite, a salvare con vite umane e quindi a limitare i danni di questo evento di portata eccezionale. Dopodiché ci sarà già l'impegno che è stato preannunziato da parte del governo per fare tutto quanto possibile per quanto riguarderà la ripresa della normalità della vita, e sostegno alle aziende, alla fiscalità, insomma tutti quei fenomeni che poi conseguono a queste vicende. Il governo farà la sua parte, la farà fino in fondo, sappiamo che la fa nei confronti di una popolazione che ha grandi tradizioni di resilienza, di capacità di rialzarsi rispetto anche a quest'altra tragedia, dopo quella del terremoto, quindi
Tutto qui. Gli emiliani romagnoli di avere fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nella regione, insomma nelle istituzioni repubblicane che insomma sono vicine pur in un momento di grande difficoltà, soprattutto adesso ce lo siamo detti con le altre componenti del sistema, quindi la situazione è veramente eccezionale ed è molto grave, ma la gente deve sapere che siamo loro vicini. E nello stesso tempo noi confidiamo che appunto gli emiliani romagnoli sapranno fare anche per parte loro la loro parte quando poi si tratterà di ricostruire. Adesso abbiamo la priorità di portare avanti questa complicata azione di soccorso delle persone. Abbiamo ragionato su come mantenere vivo il raccordo che c'è, tuttora, di questo compimento, ci compiace, quindi anche io mi associo a tutti i ringraziamenti tra tutte le componenti del servizio di protezione civile, le prefetture, la regione, i comuni interessati, quindi le province, insomma, tutte le componenti, tutti i vari livelli di governo territoriale di questa complessa attività. È difficile, abbiamo ragionato su, adesso ecco, visto che il tema è il soccorso, di come essere all'altezza insomma di una difficoltà di situazione determinata dal fatto che molte delle zone interessate sono proprio sotto l'acqua, sono peraltro alcune di queste interessate anche da fenomeni di distacco dell'energia elettrica, di complicazione delle comunicazioni, quindi abbiamo pregato prefetti e sindaci insomma di immaginare anche tutto ciò che può sollecitare anche le chiamate di soccorso. Per quanto riguarda il maltempo, questo ha comportato anche la decisione di annullare il Gran Premio di Formula 1 di Imola, che era in programma proprio nella giornata di domenica, in questo fine settimana, per rispetto, ha spiegato il sindaco di Imola Panieri, della situazione nella quale ci troviamo e per consentire di concentrare tutto l'impegno e gli sforzi di personale e mezzi sull'emergenza e per il sostegno alle persone in difficoltà così duramente colpito. Questo ha detto il primo cittadino e l'annullamento è stato ricordato in conferenza stampa anche dal presidente della regione Bonaccini, dicendo che comunque sono già stati intavolati degli accordi con la Federazione Internazionale per il prolungamento del contratto, perché ci sono anche questioni, quelle secondarie in questo momento ma che diventeranno importanti e primarie in un secondo momento, che sono quelle della conta dei danni, i danni per quanto riguarda persone, per quanto riguarda i beni delle persone, ma i danni anche per quanto riguarda le imprese. Oggi approvare un primo computo è stata Confagricoltura, che parla di 1,5 miliardi di danni in Romagna per quanto riguarda le colture. A parlare il presidente Carlo Carli, tra l'altro lui dice un intero comprensorio in ginocchio, il settore primario sconterà danni epocali, ci sono campi di orticole tra Cesena e San Mauro Pascoli, colture di alto reddito che registrano un danno del 100%, un raccolto 2023 totalmente compromesso, ma ci possono essere problemi, questo spiega Confagricoltura, anche per gli anni successivi, una situazione veramente critica, su questo si dovrà lavorare a partire dal dopo emergenza, un'emergenza ancora testimoniata dalle immagini che stanno scorrendo. Come detto, Piantedosi ha tenuto una conferenza stampa insieme ai vertici della regione a Bologna, però dopo aver incontrato i prefetti di tutta l'Emilia Romagna. C'era anche il prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, che poi a margine del coordinamento con tutti i sindaci del territorio ha incontrato anche la stampa per spiegare qual è la situazione in provincia di Rimini. Vediamo. Dunque il tempo è in netto miglioramento, sono previste precipitazioni ancora fino al pomeriggio odierno, però in ragione del fatto che già il tempo è notevolmente migliorato si sta registrando un notevole abbassamento dei livelli dei fiumi che insomma nei giorni scorsi invece avevano creato grandi difficoltà. Rimane in piedi tutta la problematica relativa alle frane, agli smottamenti chiaramente determinati in ragione delle grandi quantità di pioggia che si sono riversati insomma in brevissimo tempo. L'attività è frenetica e a 360 gradi da parte di tutte le forze in campo, e colgo l'occasione per ringraziare veramente tutti, perché dal servizio di volontariato di protezione civile regionale, forze dell'ordine, vigili del fuoco, sono veramente tutte in campo con un'attenzione massima. Oggi c'è stato anche un collegamento in videoconferenza con Bologna ad una riunione alla quale ha partecipato personalmente il ministro dell'interno accompagnato dal presidente della regione,
attenzione dal capo dipartimento, il prefetto Lega, quindi l'attenzione al territorio è veramente tantissima, altissima. Noi in tutta questa tragedia, noi dico come provincia di Rimini, possiamo ritenerci abbastanza fortunati, nel senso che questa calamità ha caratterizzato in maniera molto più significativa e penalizzante altre province quali Bologna, Ferrara, Forlì, che stanno subendo veramente danni, danneggiamenti veramente oltre ad perdita di vite umane. Nel nostro territorio invece le persone sono state risparmiate, di questo insomma siamo veramente molto, molto contenti. Abbiamo soltanto registrato la necessità di allontanare persone dalle abitazioni. Ad oggi le persone allontanate si aggirano intorno al centinaio, però insomma tutti hanno trovato accoglienza o quasi presso famiglie. È possibile che a completamento delle verifiche anche di tipo strutturale che sono comunque in atto, è possibile che già dalla serata odierna possano rientrare a casa. I danni sono tanti, tantissimi, però già in occasione appunto dell'incontro con il ministro Piantedosi è stato ampiamente detto che l'attenzione al territorio anche da questo punto di vista sarà altissima, nel senso che immediatamente dopo la emergenza primaria, quindi la necessità di mettere in sicurezza persone e cose, si procederà con la quantificazione dei danni e quindi il governo sarà assolutamente al nostro fianco perché si possa rimediare a quanto accaduto per ragioni di calamità naturali. Al momento le strade aperte non, rimangono chiuse, l'autostrada A14 sia in direzione nord che in direzione sud, alcune strade provinciali però saranno nel primo pomeriggio saranno verificati con dei sopralluoghi appositi da parte dei tecnici la possibilità che queste che anche la viabilità per la maggior parte venga ripristinata. È chiaramente una situazione in evoluzione, ora vedremo nel corso del pomeriggio quali saranno le eventuali altre necessità. Per il momento insomma ci sembra che la situazione evolva al meglio. Frane e smottamenti di strade che quindi necessiteranno di ripristini considerevoli, insomma sono danni strutturali suppongo di una certa consistenza. No, dobbiamo procedere ancora alla quantificazione perché per il momento stiamo aiutando le persone, stiamo cercando di arginare insomma, le difficoltà, poi la quantificazione dei danni anche perché questa possa essere concreta e reale, è indispensabile che lo si faccia insomma, proprio con un supporto tecnico specifico. C'è l'impegno che ha assunto persone, si sono impegnati e a garantire massima attenzione. Scusi, ma lo stato di calamità naturale è stato già certificato oppure ancora richiede? La fase procedurale è ancora aperta, quindi al momento si sta pensando a rimediare ai danni più immediati, quindi soprattutto attenzione massima alle persone perché siamo ancora nella gestione emergenziale. Gli sfollati, insomma, le persone allontanate dalle proprie abitazioni si aggirano a questo momento intorno al 100 persone, abbiamo 72, comunicava il sindaco di Sant'Arcangelo. E ne abbiamo, sì, il sindaco di Sant'Arcangelo parlava di 25 nuclei, quindi che svilupperebbero un numero di 72 persone. Abbiamo 11 persone a San Leo, insomma un centinaio complessivamente. Casteldelci aveva sfollato 7 persone, Maiolo altre 4, insomma quindi un centinaio. Però prevalentemente queste persone hanno trovato accoglienza presso famiglie, quindi in ragione del fatto che la emergenza meteorologica sta rientrando, al momento non sembrerebbe necessario attivare strutture alternative. Il prefetto di Rimini accennava anche al tema delle strade, dell'autostrada. Nel primo pomeriggio c'è stata la riapertura di un tratto, si parla del tratto però tra Bologna e San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna in direzione Ancona, che era stato invece chiuso nella mattinata, ma fino alla serata permane ancora, poi l'aggiornamento è continuo anche sui siti di Autostrade per l'Italia, la chiusura tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna, dove tra l'altro si sono registrati
registrate anche lunghe code in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Rimini Nord. Un aggiornamento arriva per quanto riguarda le scuole. Abbiamo detto scuole chiuse nella provincia di Forlì Cesena, scuole chiuse in provincia di Ravenna, in molte zone del bolognese, ma e a Rimini aperte tranne alcuni comuni. I comuni che fanno eccezione, che quindi hanno optato per mantenere anche nella giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado chiuse, sono i comuni di Talamello e di Sant'Agata Feltria in Alta Valmarecchia, dove invece il comune di Nuova Feltria ha deciso di riaprirle, perché la decisione era stata lasciata alle singole realtà, ai singoli enti locali. L'indicazione di massima data dalla prefettura era quella di andare verso una riapertura, però ogni comune ha valutato in base alle situazioni all'interno dei propri confini. Disagi anche per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, tornando ai trasporti, dove per tutta la giornata odierna almeno c'è lo stop ai treni nella zona della Romagna, sulle direttrici appunto dell'Adriatica, ma anche i collegamenti tra Rimini e Ravenna risultano bloccati. L'annuncio è arrivato già nella giornata di ieri, nella tarda serata di ieri, da Ferrovie per l'Italia, RFI. Abbiamo detto una situazione che sta toccando e ha toccato non solo la Romagna ma anche l'Emilia. A cercare di fare il punto della situazione in questo caso è il sindaco della città metropolitana di Bologna. Allora sentiamo le parole di Matteo Lepore. Direi che in questo momento il problema principale non è il capoluogo, ma sono i comuni della parte romagnola e la parte est della città metropolitana. Abbiamo più di 3.000 persone che sono state evacuate, soprattutto Budrio e Molinella. Dobbiamo dedicare tutti gli sforzi, soprattutto ai comuni che in questo momento sono in difficoltà, e questo è quello che abbiamo chiesto al ministro Piantedosi. Il governo in questo momento ci sta aiutando, vogliamo ringraziare i vigili del fuoco, tutte le forze dell'ordine, la protezione civile e l'esercito. In particolare dai comuni della Romagna arriva una grande richiesta di uomini e mezzi. Anche per questo noi come capoluogo ci stiamo organizzando, abbiamo gestito queste 24 ore cercando di non pesare sull'organizzazione complessiva dei soccorsi in Emilia Romagna. Il punto più critico riguarda gli smottamenti e le frane dell'area collinare, per cui abbiamo individuato diversi cittadini che sono isolati, insieme ai vigili del fuoco li stiamo raggiungendo. Per il momento non ci sono particolari questioni, ma il punto vero adesso sarà la terra che si muove e gli smottamenti. E queste erano le parole del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Ci sono tanti numeri in aggiornamento, anche quelli degli evacuati. Si parlava di quasi 10.000 persone, questo nel primo pomeriggio, ma con numeri in costante aggiornamento. La vicepresidente della regione Priolo ha spiegato che al momento è difficile perché ci sono alcune realtà che sono anche complesse da raggiungere, possono essere raggiunte, come si vede anche in queste immagini, solo con canotti, gommoni dalle forze dell'ordine. Quindi il computo preciso di quante persone saranno costrette ad abbandonare le proprie abitazioni è ancora difficile da stimare. Si parlava nel pomeriggio di oggi di circa 10.000 persone tra Emilia e Romagna, in particolare le zone del Ravennate, del Cesenate e del Forlivese. Ci sono invece purtroppo in una situazione di grande emergenza anche episodi da stigmatizzare. Stanno infatti circolando in rete tantissime foto fasulle, ad esempio una piazza maggiore a Bologna completamente allagata, ma una foto che circola da ieri quando ancora Bologna di fatto non aveva cominciato a piovere. Ci sono immagini di tangenziali allagate nel Modenese, quando in realtà la tangenziale non è allagata, ma situazioni analoghe toccano anche il Riminese, dove sui social è scoppiata la fake dell'apertura della diga di Ridracoli con l'allarme di un'onda di 1,5 metri che avrebbe di fatto sarebbe arrivata ai fiumi causando ulteriori disagi. A smentire il tutto è proprio il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè, che dice: non so da dove sia partita una fake di questa portata in una situazione già difficilissima, ma non c'è assolutamente nulla di vero. La diga è da qualche giorno in situazione di sfiore, questo lo testimoniano tante immagini, anche le webcam che sono posizionate proprio a ridosso della diga, ma assolutamente controllata. E giustamente, dice Bernabè, non aggiungiamo preoccupazioni a quanto già la popolazione romagnola sta vivendo, e l'appello che si rivolge a tutti è quello di fidarsi
prevalentemente, principalmente e solamente delle fonti ufficiali, perché durante queste situazioni purtroppo circolano tante notizie che in realtà notizie non sono, ma sono solo delle fake notizie fasulle e inventate per creare panico. Chiudiamo qui la nostra prima parte di trasmissione dedicata ad un aggiornamento sul maltempo, ma vi rimandiamo a tutti i nostri appuntamenti informativi, al nostro sito newsremini.it per tenervi costantemente aggiornati sulla situazione, una situazione che nell'auspicio di tutti sembra andare in via di miglioramento nonostante una nuova allerta rossa diramata per la giornata di domani, quando comunque non sono previste nuove precipitazioni. Apriamo qui invece la seconda parte di trasmissione, una seconda parte dedicata alle energie rinnovabili. Noi spesso vi abbiamo raccontato, vi abbiamo parlato del progetto di un impianto eolico che insisterebbe davanti alla costa riminese, quello di Energia Wind 2020. C'è un iter in corso, sta seguendo la procedura di valutazione di impatto ambientale al Ministero. Subito dopo questo progetto, depositato per la procedura di via anche quello della società Agnes. In questo caso spesso si è parlato di Ravenna indicando il progetto, ma in realtà nella chiacchierata che vi proporremo adesso con l'amministratore delegato proprio di Agnes, Alberto Bernabini, lui ci spiega che nell'intenzione della società si è sempre parlato di Romagna, perché l'impianto di fatto arriva anche davanti alle coste riminesi, e questo negli ultimi tempi ha creato anche non dico del malumore, ma comunque delle reazioni sia da parte degli enti pubblici che da parte di associazioni come quelle dei pescatori o alcune associazioni ambientaliste, che hanno presentato proprio al Ministero delle osservazioni in merito a questo progetto che fino a qualche tempo fa nel nostro territorio era passato, diciamo così, un po' in sordina. Nostro territorio inteso appunto come territorio riminese. Ma di tutto questo ci parla Alberto Bernabini in questa intervista. Questa sera torniamo a parlare di energie pulite, torniamo a parlare di impianti eolici. Ci è capitato di parlare di quello davanti alle coste riminesi, diciamo così, di Energia Wind 2020. Adesso ci spostiamo un po' più in là, ma dicevamo anche fuori onda, poi in realtà non più di tanto, perché parliamo di un progetto che si chiama Romagna, Romagna 1, Romagna 2, e lo facciamo con l'amministratore delegato della società Agnes o Agnes, perché ci ha detto che si può dire in entrambi i modi, a seconda che uno lo voglia italianizzare o inglesizzare. Ringraziamo Alberto Bernabini per essere venuto qua da noi in trasmissione. Grazie di essere qui. Grazie. E allora io direi, anche per chi non ha seguito anche le dinamiche, benché insomma i giornali, i media locali ne abbiano parlato spesso, di cosa si tratta. Iniziamo a spiegare un po' questo progetto, anche perché è un progetto importante. In realtà si parla di non di un impianto, ma di due impianti, poi c'è il mezzo fotovoltaico, c'è anche la produzione di idrogeno, se non sbaglio. Ecco, ci dia un po' il quadro complessivo. Allora, il progetto Agnes nasce nel 2017 con l'idea di partire con il recupero in parte di piattaforme dismesse e lo studio dello sviluppo di energie rinnovabili in mare. È stato progettato fin dall'inizio davanti alle coste romagnole, di fatto noi l'abbiamo chiamato Romagna fin dall'inizio, quindi Romagna 1, 2, c'è un'ipotesi anche di 3 all'orizzonte, diciamo così. Questo è un progetto che è un hub energetico, quindi vuol dire produzione di energia da fonte eolica in mare e anche fotovoltaico, quindi c'è una parte di progetto che sono circa 100 MW di solare, 600 MW di eolico e 100 MW di solare galleggiante, che sarebbe tra l'altro il più grande al mondo, perché oggi non esistono di queste dimensioni solare galleggianti al mondo, ma noi per le nostre caratteristiche di mare forse è uno dei posti migliori dove cominciare a sviluppare questa tecnologia, perché le onde sono relativamente basse, il sole è abbastanza buono confrontato col mare del nord dove sono oggi gli altri progetti. In più c'è la produzione di idrogeno verde, cioè idrogeno dall'acqua del mare, quindi la produzione di idrogeno, quindi la creazione del gas, sostituire il metano con un gas pulito che arriva dall'acqua del mare, quindi che non inquina, e quindi produrre dal mare direttamente il gas che ci serve per alcune delle cose importanti che dobbiamo comunque fare col gas, non tutto si può fare con l'energia elettrica. Quando è partito questo progetto? Perché noi ne abbiamo sentito parlare in tempi, tra virgolette, relativamente recenti, ricordiamo adesso è in corso la procedura di via al Ministero, però insomma di solito questi progetti hanno alle spalle un iter piuttosto complesso e lungo. Il progetto è nato nel 2017, è stato presentato a Key Energy nel 2018, che erano presenti anche assessori regionali. Quindi a Rimini è stato presentato? Sì, è stato presentato a Rimini. E
poi ufficialmente diciamo il layout con le prime presentazioni è stato fatto proprio a Marina di Rimini nel 2019 e ancora a Key Energy nel 2019 e poi a Ravenna è stato presentato, però diciamo che inizialmente l'abbiamo presentato a Rimini. Quindi ha qualche anno alle spalle. Parliamo tra l'altro di un progetto che ha detto probabilmente per certi versi uno dei più grandi d'Europa, forse anche del mondo, focalizzandoci sul galleggiante, sul fotovoltaico galleggiante. Di che ammontare economico parliamo, anche di che tipo di investimenti parliamo? Ma noi abbiamo un range, purtroppo le materie prime cambiano continuamente in questo periodo, quindi abbiamo un range che va da 1,7 miliardi a 2,3 miliardi. Quindi abbiamo studiato e lavorato per avere dei partner industriali molto forti, quindi abbiamo cominciato la progettazione da soli, poi si è affiancata Saipem nel 2020, e abbiamo avuto la votazione in Camera e Senato di un finanziamento per il progetto nel 2021, poi recentemente si è inserito il fondo di investimento per l'infrastruttura, il più grosso fondo italiano per l'investimento, quindi è ovvio che parliamo di investimenti intorno ai 2 miliardi, quindi sono società e fondi di primo piano. Quindi diciamo che avete le spalle larghe una volta arrivato l'eventuale via libera al progetto? Diciamo che questi progetti, se non ci sono le spalle larghe, non vanno molto lontano, quindi bisogna averle per forza. Noi come società, come Kintex, come società, abbiamo tante esperienze nell'eolico, tant'è vero che abbiamo installato, penso che sia una società che ha installato più turbine in Romagna, noi ne abbiamo circa 11 installate. Abbiamo installato da Badia Ted Alda a Sestino fino a Casteldelci, le turbine anche a Meldola, quindi abbiamo nel Meldola, insomma, sopra Teodorano, quella zona lì, e sono esperienze che abbiamo portato. Poi come ditta abbiamo installazioni fine Sicilia, abbiamo circa 200 paleoliche montate con esperienza, siamo stati anche produttori di paleoliche, quindi abbiamo certe esperienze, però non abbiamo, cioè ovviamente noi siamo sviluppatori, in questa fase non siamo il realizzatore dell'opera. Tra l'altro in corso ci sono anche progetti in altre aree dell'Adriatico, non solo la Romagna, diceva. Sì, Agnes ha deciso di sviluppare nell'Alto Adriatico, quindi stiamo sviluppando progetti da Fano fino a Trieste. Questo perché è la parte d'Italia dove c'è più domanda di energia. L'Emilia Romagna sviluppa solo circa un 10%, poco più di un 10% di rinnovabili su tutto il suo consumo, quindi molto poco. Ed è il motivo per cui, non potendo fare riempire diciamo i campi di pannelli fotovoltaici, sarebbe l'alternativa questo o altre cose, quindi conviene andare in mare per fare delle grosse produzioni di energia. E comunque noi ci siamo stati ringraziati anche dalla Stadia delle Reti, perché la domanda, cioè le rinnovabili vanno prodotte e vanno usate, cioè c'è un po' un'idea a livello nazionale di produrre l'energia a Lampedusa per utilizzarla a Milano, ma è una roba che è molto difficile da fare, molto costosa soprattutto, cioè richiede investimenti in reti enormi, quindi tutto quello che si può produrre localmente andrebbe prodotto. L'Adriatico dal punto di vista del vento è quindi un mare adatto? L'Adriatico è un mare col minimo, assolutamente il minimo del vento possibile per fare questo tipo di investimenti, siamo veramente nelle condizioni minime. Devo dire che fino a pochi anni fa era impensabile, oggi le turbine sono evolute, quindi sono state sviluppate turbine da bassa ventosità. Diciamo che catturare il vento è come immagine, è una similitudine come pescare, cioè nel senso che in Adriatico ci sono poco più di 300 watt al metro quadro, dai 300 ai 350, e per catturarli occorrono delle, tra virgolette, reti molto grandi, quindi sono palle estremamente grandi che non erano in commercio fino a qualche anno fa, quindi sono diametri veramente importanti, di pale sopra i 200 metri di diametro per riuscire a catturare questa energia. A che punto è l'iter? Sappiamo appunto è stato depositato il progetto ed è in corso di valutazione di impatto ambientale, le tempistiche quali potrebbero o dovrebbero essere? Noi abbiamo depositato la via a inizio anno, adesso siamo nella fase in cui abbiamo ricevuto le osservazioni e stiamo rispondendo alle osservazioni, e poi in teoria ci sono le osservazioni che possono arrivare dal Ministero, un iter che prevede almeno 120 giorni e dopodiché c'è, se viene la via dovesse diventare positiva, c'è l'autorizzazione unica, che però è meno difficile, diciamo la parte dello scoglio più grande è la valutazione di impatto ambientale. Quindi diciamo che se non ci dovessero essere intoppi, l'idea è di partire con i cantieri, i lavori, quando? Allora, la speranza sarebbe avere l'autorizzazione entro fine anno. Questo sarebbe una cosa notevole per l'Italia, ricordiamo che quello di Taranto è l'unico costruito, tra l'altro noi eravamo presenti tra le ditte che l'ha costruito,
ci ha messo 14 anni di iter autorizzativo, quindi, quindi siamo consapevoli che l'Italia deve comunque cercare di cambiare passo, anche perché se uno vuole essere innovativo, quindi portare anche tecnologie nuove, fare in modo che le proprie imprese diventino leader in questo settore, non può perdere 10 anni e far passare avanti tutti gli altri. È fondamentale per l'Italia cambiare modo di lavorare, passo di lavoro, perché sennò. Quindi autorizzazione entro l'anno, questo è l'auspicio, si e poi partire il prossimo per con partire entro la fine del prossimo, questa sarebbe la speranza, diciamo così. Poi i lavori saranno immagino consistenti, quindi ci vorrà parecchio tempo anche per la realizzazione. Sì, i lavori sono abbastanza impegnativi, però ci sono delle aziende che sono molto veloci a realizzarli. Abbiamo avuto l'esempio di 500 megawatt, 600 megawatt è un po' più complicato, diciamo, di altri. Abbiamo avuto l'esempio di un 500 megawatt realizzato in un anno, l'anno scorso, quindi diciamo che con un'organizzazione giusta in 2 anni si può fare in Italia. In 2 anni? In uno non credo, però in 2. Un paio d'anni per realizzarlo. Però dicevamo appunto l'iter, lei ha detto le osservazioni, state rispondendo. Ieri guardavo anche tra le varie osservazioni quelle presentate dalla Regione Emilia-Romagna, divise un po' per punti. Uno dei primi che trattano è quello dell'impatto cumulativo, perché dicevamo appunto voi avete un Romagna 1 e un Romagna 2, uno dei due impianti si avvicinava alla progettualità dell'altra azienda che sta lavorando Energia Wind 2020 davanti a Rimini, quindi si diceva valutare meglio questo impatto. Sì, allora quello che è successo è che noi, come ho detto, stiamo sviluppando progetti nelle varie regioni, quindi abbiamo un Agnes Mark, uno Romagna, uno Veneto, quindi abbiamo cercato di ottimizzare la produzione nelle varie regioni, non abbiamo fatto un progetto perché fosse necessariamente solo davanti a una città, cioè l'abbiamo sviluppato per la regione. In questo caso parliamo di oltre 500.000 famiglie che riceverebbero l'energia elettrica dall'impianto. E inizialmente sì, inizialmente questa situazione di conflitto, diciamo, di sovrapposizione di aree con Rimini non c'era, perché il progetto iniziale di Rimini era solo 10 km dalla costa, circa 6 miglia. Poi dopo c'è stata l'esigenza di spostarsi al largo, quindi noi avevamo già fatto il progetto a 30 km e inizialmente erano molto lontani, adesso si sono molto avvicinati, questo è. Qui, ma diciamo che penso che riusciremo a risolverla. C'è stato un confronto con l'altra società? Ci siamo parlati, sì, abbiamo capito più o meno dove ci possiamo spostare per evitare di avere dei conflitti. L'altro tema è quello della pesca, perché credo che tra le osservazioni ci siano anche quelle di alcune associazioni di pescatori. Si parla di, in modo particolare, credo per la parte che l'impianto che arriva nella Riminese, perché è un po' parallelo rispetto alla costa, non perpendicolare, quindi loro dicono si amplia anche l'area di navigazione, dovremmo circunnavigarlo. Insomma, anche a queste sollecitazioni come rispondete? Dunque, allora, a parte che sarà leggermente modificato, noi non abbiamo molto modificare il progetto, difatti ne abbiamo praticamente una versione, non abbiamo fatto delle grandi modifiche del progetto fino adesso, però diciamo così, per quanto riguarda la pesca, il nostro è un progetto di pale fisse, come anche l'altro di Rimini, diciamo, e questo dà un vantaggio perché i cavi si possono interrare, secondo noi si può pescare. Certamente interreremo i cavi a 2 metri di profondità, speriamo ci sarà qualche regola di ingresso e di uscita dal parco, penso che la metterà lo Stato adesso, perché non dipende da noi ma dipende dal Ministero quello che verrà regolato. I pescatori in questo momento sono sotto attacco a 360 gradi perché Bruxelles vuole limitare del 30% le aree di pesca a strascico, in più il parco è... Sì, però come ho detto noi l'abbiamo progettato perché si possa fare lo strascico anche dentro il parco. E per fortuna che non è galleggiante, molti chiedono, ci hanno chiesto di fare il parco galleggiante, ma non hanno idea, perché alcuni pensano che le palle galleggianti stiano tipo barchette a motore in mezzo al mare, in realtà è un groviglio di cavi, di catene. Sarebbe ancora più impattante. È impattante, è assolutamente impossibile pescarci dentro con delle reti a strascico, perché quando le palle si vede che sono collegate tra catene e tra cavi, strascicare sarebbe impossibile, ma è impossibile... diciamo anche fare altre attività, cioè diventa molto, oltretutto negli studi che si vedono fino adesso si nota che c'è meno pesci in quelli galleggianti, cioè questo movimento di cavi di catene spaventa di più anche i pesci, quindi abbiamo la fortuna che davanti alla Romagna si possono far fissi, la profondità del mare lo consente e alla fine fissi per i pesci non sono un grosso problema, lo dimostrano tanti gigawatt installati nel Mare del Nord dove si è visto che addirittura i pesci aumentano dentro l'area dei parchi eolici, quindi perché sono oggetti fissi e ai pesci non danno fastidio.
I campi magnetici, queste cose qui, sì, non sono cose che si raccontano, ma in realtà non danno tanto fastidio agli uomini, neanche ai pesci in generale, non li percepisco. Per quanto riguarda invece l'impatto paesaggistico, lei ha detto insomma le pale sono molto distanti dalla costa, poi ricordo qualcuno ha sollevato il tema dell'altezza, cosa rispondete? Allora, quando abbiamo fatto il progetto noi abbiamo tenuto conto che nella zona di Rimini poi ci sono le colline, io non sono di Ravenna, sono nato nelle colline sopra Cesena, quindi poi mi sono trasferito a Ravenna e so molto bene dalle colline quello che si riesce a vedere, quello che è l'impatto visivo, per cui abbiamo deciso allora di tenerci almeno a tra le 10 e le 15 miglia almeno dalla costa, di tutta la fascia che andava da Riccione a Misano e anche i Bellerici Marina è più di 30 km. Le pale sono grandi perché è indispensabile, cioè quando si fa un progetto sotto costa si possono mettere pale anche un po' più piccole perché le fondazioni, diciamo così, con 15 metri d'acqua costano relativamente poco, ma quando si va oltre le 12 miglia si va a 35-40 metri e quindi mettere delle pale piccole hai la fondazione che costa più della turbina e quindi devi avere una pala grande che cattura e che costa il giusto, quindi il business plan alla fine. E il progetto non può essere uguale nelle 12 miglia, fuori dalle 12 miglia, per come la vedo io, cioè nel senso che i costi di ogni installazione diventano molto importanti fuori dalle 12 miglia, quindi servono pale grandi. Però è vero che c'è l'effetto della curvatura terrestre che fa perdere un tot di metri di altezza della pala ogni chilometro. Di che altezza si parla? Allora, la torre potrebbe arrivare la torre fino a 170 metri di altezza e il rotore fino a 260, diciamo questo è quello che abbiamo chiesto nel progetto. Quando abbiamo cominciato il progetto non esistevano rotori più di 167, quindi abbiamo un po' scommesso sul fatto che sarebbero cresciuti. Oggi sono in progettazione addirittura rotori da 280, quindi diciamo che abbiamo Avanza. La tecnologia avanza molto molto veloce. Quindi anche da questo punto di vista ritenete che non ci sia un impatto particolare? Abbiamo, come ho detto, 30 km tolgono circa 100 metri di altezza della pala solo per la curvatura terrestre. Poi c'è l'effetto dell'evaporazione dell'acqua, noi sappiamo che è meglio in mare, poiché c'è l'effetto dell'evaporazione dell'acqua, è meglio stare lontani che avere degli oggetti più piccoli vicini, cioè è meglio allontanarsi, più ci si allontana meno si vedono, anche se l'oggetto è più grande è meglio allontanarsi. Diciamo che nel corso di tutto questo iter a fianco avete avuto anche un po' il comune di Ravenna che ha sempre sostenuto il progetto, quindi gli enti pubblici da questo punto di vista vi hanno dato una mano, vi stanno dando una mano? Sì, l'ha sostenuto il Comune, penso anche la Regione, diciamo, abbiamo avuto, come detto, anche sostegno dal Governo, perché c'è stata una legge votata e quindi diciamo che in generale siamo sempre stati abbastanza contenti del rapporto che abbiamo avuto con l'istituzione. È ovvio che ci sono tanti piccoli aspetti da vedere, ci sono tante piccole cose che vengono toccate, cioè un po' i pescatori, un po' gli albergatori, bisogna trovare sempre dei compromessi. Quindi per dire, abbiamo avuto una osservazione da una cooperativa di pescatori di Rimini che ci ha chiesto di montare le pale entro le 3 miglia dalla costa. E quando gli abbiamo chiesto ma gli albergatori cosa dicono, hanno detto non interessa. Cioè, okay. Capisci? Sono interessi da... È un compromesso. Da gestire. Qualche tempo fa avete avuto modo anche di rispondere al Comune di Rimini, se non sbaglio, che ha presentato delle osservazioni e insomma anche sui quotidiani locali c'è stato un po' di è stato dato spazio a questo botta e risposta. Cosa non vi ha convinto? Ma intanto io non ho fatto nessuna dichiarazione alla stampa, ne sono uscite a Rimini diverse mie, quindi questo mi ha dato abbastanza fastidio in generale, perché voglio dire, mi avete invitato a parlare, io vengo, non ho problemi. Certo. E le dichiarazioni che ho fatto in realtà non le ho fatte, per cui sono cose poco piacevoli. Però sì, mi ha dato un po' fastidio perché, come ho detto, ma anche perché noi non ci siamo spostati se non per un chilometro e mezzo in parallelo, quindi non avvicinandosi alla costa a Rimini. Il progetto è lì da tanto tempo e avevamo avuto sempre un ottimo rapporto col Comune che già lo conosceva, quindi abbiamo fatto delle presentazioni a Key Energy dove erano presenti gli assessori comunali di Rimini, quindi non avevamo avuto nessun problema e siamo rimasti un po' sorpresi, però come ho detto nella vita si può anche cambiare idea. Non è che... Comunque risponderete a tutte le osservazioni che... Sì, noi risponderemo a tutti, poi vediamo... Cosa dirà anche il Ministero in base a questo. Si parla anche di ricadute lavorative sul territorio? Beh, diciamo che per il porto di Ravenna soprattutto sarebbe molto importante partire subito, perché già nel porto di Ravenna esistono aziende che stanno lavorando nell'offshore, anche noi come azienda
In questo momento stiamo lavorando per la costruzione, dopo aver lavorato su quello di Taranto, stiamo lavorando nella costruzione di due impianti, due parchi eolici in Francia, nel canale della Manica, e comunque ci sono aziende come Rosetti Marino, come Righini, che da tempo lavorano nel settore offshore, quindi la partenza di questi lavori incrementerebbe ancora la parte lavorativa e lo spostamento di questi ditori in gas verso il settore offshore. Il tema delle compensazioni se ne parla spesso quando si parla di questi progetti, le compensazioni per il territorio, di cosa si può parlare? Allora, intanto va detto una cosa che magari non è chiara, ma il parco eolico porterebbe energia alla Romagna, e l'energia oggi in Italia viene venduta con valori, diciamo, con prezzi zonali, quindi quando tu hai più energia rinnovabile nella zona c'è un beneficio a livello economico, magari è impercettibile per la gente, ma il prezzo zonale cala nel prezzo delle bollette, cioè non è una cosa che si racconta, è la verità. Cioè io vendo energia da tanto tempo e quindi se in Nord Italia ci fossero più rinnovabili sarebbe un prezzo di energia mediamente più basso, quindi questo è un beneficio per tutti. Secondo, ovviamente, noi producendo energia da noi, per noi, direttamente a casa nostra, e non dovendone importare come facciamo oggi, che importiamo tantissimo gas per fare energia, diventiamo indipendenti. E abbiamo visto quanto è importante essere indipendenti quando succedono eventi che uno spera che non succedano. Senza considerare che le rinnovabili, essendo distribuite, sono anche molto difficili da fermare. Cioè, in caso di guerra, una centrale nucleare si blocca, fermare tanti tetti fotovoltaici o tanti impianti rinnovabili è difficile. Però diciamo che sul tema delle compensazioni dirette, quindi ci sono tante compensazioni indirette. Per i compensatori, abbiamo fatto delle compensazioni dirette per i pescatori, abbiamo messo nel budget dell'impianto già gli impianti di acquacoltura e quindi abbiamo detto che siamo disponibili per loro di comprarli, metterli in mare, sperimentare con loro anche l'acquacoltura, che sarà il futuro. Perché è impensabile che con 8 miliardi di persone sulla Terra si possa andare avanti a pescare come si faceva 2000 anni fa, cioè si pescherà sempre, per carità, però una parte andrà fatta con l'acquacoltura, perché non è... E questo è previsto dal progetto? E questo è già previsto nel progetto, fin dall'inizio, era previsto che fornivamo l'acquacoltura, che lavoravamo con i pescatori per fornire acquacoltura, per fornire magari anche l'idrogeno per le barche, per risparmiare, perché l'acquacoltura ha un problema di costi quando è distante dalla costa e qui bisogna farlo distante, perché è poco ossigenato il mare vicino alla costa, bisogna ossigenare le reti, quindi c'è da fare. Poi in più ci sono compensazioni economiche che si possono dare ai vari comuni, che però noi abbiamo detto che non vogliamo entrare nel merito di discutere con ogni comune, ma abbiamo chiesto alla regione di metteremo dei fondi a disposizione e la regione deciderà come utilizzare. Ci auguriamo che ci dia una mano a distribuirli in modo equo con i comuni. C'è spazio per tutti? Noi abbiamo parlato, insomma, dei vostri progetti sull'Adriatico, abbiamo l'altro progetto che insiste su Rimini, in questo specchio appunto di mare. Secondo lei c'è spazio per tutte queste realtà? Poi c'è un altro progetto con cui noi stiamo discutendo e collaborando in Croazia, quindi in realtà dall'altra parte dell'Adriatico. Sì, stiamo addirittura discutendo di una interconnessione tra l'Italia e la Croazia con il nostro progetto, questo perché la comunità europea spinge molto in questo senso. Quindi vorrebbe che il nostro progetto ha finanziato lo studio della connessione tra Ravenna e Pola per lo scambio dell'energia, perché il problema delle rinnovabili è questo, è un po' come nel tetto di casa, cioè io produco l'energia sul mio tetto, quando non mi serve la devo dare al vicino, più che metterla nelle batterie è meglio avere una rete distribuita. Quindi l'Europa vuole che comunità energetiche. L'Europa vuole che tutti i paesi si interconnettano, perché va sprecata meno energia, non serve batterizzarla, serve di meno, cioè si vende, si compra, quando hai creato una rete europea è molto più facile. E quindi queste cose sono viste, diciamo, molto bene a livello europeo. Quindi c'è spazio per tutti, però credo che sia fondamentale, poi condivido con lei, il tema dei tempi, quindi qua subentra anche il ruolo degli enti su tutti il ministero, perché insomma tirarla molto per le lunghe, lei ha detto 14 anni per il primo per il progetto di Rimini, ovviamente no, diventa non sostenibile di Taranto, cioè il progetto di Taranto Per un'azienda non è, a parte sostenibile per l'azienda, che bene o male chi l'ha sviluppato Taranto sta ancora lavorando, quindi non è che sono riusciti ad arrivare in fondo e stanno facendo altri progetti. Il problema è per il paese, cioè il paese non può arrivare sempre dopo gli altri, poi non si può lamentare se queste tecnologie vengono prodotte da un'altra parte, cioè l'eolico galleggiante, il solare galleggiante, sono tutte tecnologie nuove che le ditte che le producono per prime poi le esporteranno.
Quindi vedere che oggi le installano nel mare del nord, dove il sole non c'è, per dire, sulle aree galleggianti, ci sono almeno 4-5 progetti già installati nel mare del nord, non c'è niente in Italia perché non si arrivano neanche per i permessi. E questo fa capire che è impossibile su queste tecnologie avere dei ritardi di questo tipo, perché si penalizza l'innovazione e quindi si perdono possibilità. Questo è. Quindi diciamo che se tutto andrà come è d'auspicio, il 2026 potrebbe essere l'anno dell'entrata in funzione, forse? Noi ci siamo dati l'obiettivo di riuscirci, poi non dipende da noi. Solo da noi, diciamo così. Sul fotovoltaico c'è un Romagna 1, Romagna 2, ma avete in ipotesi lo sviluppo anche di un Romagna 3? Allora, noi Romagna 1 e Romagna 2, che siamo 75 turbine, abbiamo fatto questo progetto dove c'è una turbina per ogni comune della Romagna, quindi è stato progettato proprio fin dall'inizio per la Romagna. E abbiamo individuato un'altra area fuori, molto più lontano, diciamo, dalla costa, perché Terna ci ha detto: guardate che noi abbiamo tantissimo bisogno in quell'area lì, quindi noi siamo riusciti a prenotarci un gigawatt di connessione, quindi adesso abbiamo 750 megawatt di connessione, ma in realtà potremmo mettere un gigawatt di energia in rete, e quindi è un po' un peccato avere questa connessione, questa disponibilità e non usarla, quindi stiamo cercando di ottimizzarla. In questo caso dovrebbe ripartire tutto l'iter da capo? Oppure No, sarà un iter parallelo, cioè che parte, è un po' più veloce secondo me, dovrebbe essere un po' più veloce, ma stiamo andando avanti anche con l'altro progetto. Io allora ringrazio Alberto Bernabini, amministratore delegato della società Agnes o Agnes, possiamo dirla in entrambi i modi, per averci spiegato oggi qual è lo stato attuale, quali sono i progetti per questo importante impianto o impianti, insomma, che andranno a fornire nell'auspicio energia un po' a tutta la nostra realtà romagnola e non solo. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. E noi siamo arrivati in conclusione con questa intervista, questa puntata di Fuori dall'Aula, una puntata divisa a metà, un aggiornamento sul maltempo iniziale e poi questo approfondimento sul progetto Agnes per questo impianto doppio, impianto eolico, di fronte alla costa romagnola. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti voi.